Sembrava quasi l'incubo di Soriano parte 2. Sì, diciamo che siamo stati poco bravi in certe letture, poi giustamente dobbiamo dare merito anche a loro, hanno fatto un gol, ha fatto un grande gol, il primo. Ci siamo anche un po' disorientati, purtroppo non abbiamo mantenuto anche l'equilibrio tattico. Poi abbiamo subito un secondo gol su un cross dal fondo. Però devo dire che la squadra è stata sempre viva, anche nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni, però ripeto, sapevamo che poteva essere una partita difficile, perché questa è una squadra che comunque in casa ha fatto più punti possibili, quindi sapevamo, però nel secondo tempo secondo me meritavamo qualcosa di più, potevamo anche vincere questa partita, però va bene così, ci prendiamo questo pareggio e andiamo a casa. Quattro gol subiti nelle ultime due partite, secondo lei sono segnali un po' negativi per la sua difesa? Sicuramente quando si subisce non è mai bello, quindi c'è qualcosa da andare a rivedere, però come ho detto, quando poi subisce un Eurogol come il primo, perché ha calciato dallo spigolo dell'area e messo la palla all'incrocio dall'altra parte, è normale che su queste situazioni non puoi fare niente. Sul secondo dobbiamo essere un po' più attenti, è normale che in due partite quattro gol, analizzandoli sicuramente dobbiamo lavorare e migliorare, però questo fa parte anche del gioco, fa parte di questo campionato che come ho sempre detto è difficile, e quindi adesso cerchiamo di recuperare un po' tutti i ragazzi e poi penseremo alla partita di mercoledì di Coppa Italia. Mister, che partita oggi possiamo dire? Una partita in cui una delle due squadre poteva vincere o perdere, alla fine è arrivato un pareggio. Assolutamente, una bellissima partita, una bella giornata di sport. Avevo chiesto questo ai ragazzi di divertirsi e godersi la giornata, l'hanno fatta in modo esemplare, un primo tempo straordinario, l'unico rammarico è aver preso il gol il primo tempo, poi il secondo tempo è uscita un po' fuori la loro personalità, quindi però abbiamo rischiato qualcosa, ma è vero che abbiamo sempre controbattuto ogni loro azione, abbiamo preso un palo, una traversa, salvataggi un po' miracolosi del portiere, hanno avuto loro un paio di occasioni, questo è da dire, certe partite poi alla fine si rischiano anche di perderle, però sono orgoglioso di questi ragazzi che stanno facendo un campionato fino adesso straordinario, abbiamo ancora una partita da recuperare e ripeto, ci manca la personalità, ma la personalità, come dicevo ieri sera all'intervista alla vostra radio, non si può allenare, quindi loro ne hanno da vendere, noi dobbiamo crescere, lavorare, i ragazzi si stanno impegnando, avevo una panchina di under, è gratificante, sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo, perché poi quando vedi il frutto in campo, prestazioni del genere, un allenatore può essere solo contento.